Do il benvenuto alla signora Coriandoli. Dov'è? Dov'è la signora Emma? Felicità e le mie per mano andare a trovare la felicità. Lo so che non c'è, non c'è la terra, la gente, la felicità. Restare vicini, felicità, 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 la pace che scende dietro le mani della felicità. La coda. Attenta! 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 Attenta tesoro, scusa, ma... Sei strano. Vai, vai. Grazie. Vai, vai. Dove che onore. Si... Dove si siede? Vabbè, grazie. Incolumità la prima cosa. È la mia prima volta a Sanremo. La omaggio. Grazie, una cara. Grazie, cara. Si accomodi. Grazie, si accomodi fra noi. Quanto è felice, signora Coriandoli? In corto. Scusa. Di cappure, sono venuta in lungo per l'occasione. Occhio che si vede la coscia. Si vede la coscia, Coriandoli. Male. No, no, infatti notavo. Senta, ma l'ha vista la Ferragni in conferenza stampa e vorrei da lei un consiglio sul look della prima sera. Dia un consiglio a chiaretta nostra. Guardi, io non commento perché dopo se no squalificano la Ferragni, non si può commentare, però... È una donna particolare. Diciamo, è la nuova Coriandoli. Grazie. Ah, la nuova Coriandoli è carina. Questa poi dovrebbe diventare virale. Virale. La Ferragni, la nuova Coriandoli. Vabbè, ma anche no, scusa, non è che... Però mi denuncia dopo lei. Dopo ti denuncia. C'è questo pericolo, non se lo merita. Esatto. Perché? Perché tu sei grandiosa. Io trovo che in corto stai benissimo. È un po' più bella di me, diciamo, da giovane. Un po' pochino. Pochino. Poco. L'80%. Però le gambe reggono, Coriandoli. Come? Va bene, interrompiamo reggono. Questo dibattito penoso. Allora, che peraltro ho scatenato io, per cui diciamo la vostra responsabilità è tutta mia. Dicendo invece che Chiara Ferragni, appunto, che ha più follower di Madonna, controllavo 28,5 milioni di persone che la seguono su Instagram, per i pochi che non lo sapessero. Trattabili. Vi dico, trattabili. E vi dico, ovviamente, oltre a essere, diciamo, anche una grande imprenditrice, ha fatto un discorso molto bello contro la violenza, sulla violenza contro le donne, perché devolverà il compenso per la partecipazione al festival alla rete antiviolenza Dire, Donne in rete contro la violenza, e ha detto: ora più che mai penso sia importante parlare di violenza di cui sono vittime le donne, non solo a livello fisico ma anche psicologico ed economico. E la vediamo. In alcune relazioni del passato mi sono trovata a pensare: questa relazione non fa per me, però naturalmente cercavo di dare delle motivazioni a degli atteggiamenti completamente sbagliati che non avrei mai dovuto accettare da parte del mio partner: eccessiva gelosia, possessività, il fatto di dover decidere per te, ma anche solo il fatto di cercare di farti sentire da meno, l'idea che tu non potevi spiccare perché sennò il tuo compagno ci sarebbe rimasto male, si sarebbe sentito da meno, eccetera. Mi è successo in diverse relazioni e poi a un certo punto ho capito che non funzionava questa relazione. Non ho mai pensato che fosse violenza psicologica, cioè non avevo proprio le conoscenze per capire che si trattava di un tipo di violenza. Poi un paio d'anni fa, leggendo su Instagram, si parlava di, per la prima volta per me, non l'avevo mai letto prima, di violenza psicologica, e si citavano alcuni degli atteggiamenti tipici di questo tipo di violenza. E mi sono riconosciuta in tanti di questi atteggiamenti, e parlandone poi nei giorni dopo con le mie amiche, con tutte le persone comunque di affetti femminili che ho attorno, ci siamo rese conto che è successo praticamente a tutte. È una cosa, è un fenomeno veramente, succede a tutti quanti, però non ce ne rendiamo conto e siamo ancora le prime a giustificare certi comportamenti che invece vanno condannati. Quindi per me è molto importante, perché appunto non si parla solo di violenza fisica, che forse è più facile da riconoscere, ma la violenza psicologica può essere a volte anche più subdola, quindi è importante parlare e sensibilizzare anche verso questo argomento. E
ed è davvero importante che questi contenuti entrino nel Festival di Sanremo, un appuntamento che, come mi piace ripetere, ho visto insomma, è un appuntamento di cultura popolare importante nel nostro paese. Tu la conosci Chiara Ferragni? Io l'ho conosciuta, poi l'ho rivista, sempre, sai, nel mondo della moda ci si incontra molte volte. E ho un bel ricordo di lei, perché è coerente con la strada che sta facendo. Perché lei aveva anche questa grinta all'inizio. Io, quando ai tempi lavoravo in uno showroom di moda, stiamo parlando di 12 anni fa, lei, che era all'inizio, veniva, si sceglieva tutti i vestiti, si portava dietro il fotografo. È un mestiere che ha inventato lei, va detto. L'ha inventato lei, e quindi, cioè, vedo tanta di quella forza anche nelle sue parole, che sceglie di... Però era molto emozionata oggi. Ma vabbè, io guarda, le emozioni hanno passaporto libero in tutto il mondo per me. E l'ho ottenuto come chicca. Fausto Leali! Eccoti! Com'è andato questo primo giorno a Sanremo? Ciao! Grazie! Ma vogliamo cantare subito? Vieni? Immediatamente? Sì, va bene, ti voglio sentire, no. Voglio sentire la voce. Devo andare là. Vai, al centro. Qui al centro. Facci questo regalo. Vediamo. Come speriamo? No, vediamo. Devo dire che ieri, quando siamo usciti e provavate, io sentivo la sua voce che... Ovunque mi manchi, quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Mi manchi, posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la... Se il mio rimorso senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Bravo! Bravo! Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno, amo. Tu, solamente tu. Ho salutato prima. Bravo. È Franco Fasano, è autore di Io amo, di Mi manchi e bravo, di Ti lascerò. Grande! Grazie di essere con noi! Grande! Grazie. Vieni, accomodati.
Ok. Diceva, diceva Marino, lasciandola, non ti grazie. Preoccupare, che la canti con la stessa tonalità di Sanremo. Che bello. Sì. Sì. Ho preso il bottone, fa niente, lascio cacciare. Questo mettiamolo nella chat, se non si perde. Eccolo qua. Ecco, perfetto, bravo. Senti, ma le hai dedicate a qualcuno queste canzoni? A qualcuna? No, perché sono loro gli autori, quindi di conseguenza io ma sono... Ma quando le canti... No, io interpreto, è come se l'avessi scritta io, naturalmente. Mm. Perché ti... devi far sentire il tuo sentimento. In questo momento il tuo cuore quanto batte forte per chi? Beh, naturalmente batte forte per mia moglie, che è qua presente. Dov'è? Non so. Dov'è? Forse non c'è. Si è nascosta. Che mi accompagna sempre, diciamo, viviamo proprio H24, quindi... Simbiotici, da quanto tempo? Ci vuole una bella forza. più di lei o più tua? Tutte e due le parti. E poi tu quanti figli hai? Io ho 4 figli, un figlioccio che è un figlio di lei, che mi ha portato già preparato. Quindi sono 5 poi alla fine, anche esatto, se lui ha un altro papà, però comunque esatto. L'affetto si... non c'è un limite. Sì, vive con noi, quindi. Giusto? Sì, sì. Non c'è limite all'affetto? No, no, assolutamente. Io poi sono un timidone, sono aggressivo solo quando canto, poi per il resto sono una libellula. Ma quello, lui non è aggressivo. In realtà lui non è aggressivo, no. Vogliamo raccontare a Serena e a tutti una cosa che loro non sanno che ci accomuna. Cosa? C'è una cosa che ci accomuna. Siamo stati invitati da Maradona al suo matrimonio. Abbiamo fatto il viaggio insieme, prima classe naturalmente. Ma ha pagato Maradona o avete pagato voi? No, Maradona invitò due giornalisti italiani e due cantanti italiani. E Maradona si era innamorato di lui per tanti motivi, non ultimo quello di averlo ascoltato a Sanremo in questo trittico micidiale Io amo, mi manchi e ti lascerò. E cantò nella Pampa. No. Sì, sì. E poi c'era il grande Califano. E cosa hai cantato tu? Ho cantato lì, appena siamo arrivati, io ero convinto che adesso andiamo a dormire dopo un viaggio così lungo, e invece no, c'era un assado che ci aspettava e tutti quanti a cantare e fare le cose, quindi... Stanno per arrivare i cugini di campagna, vi faccio vedere quella clip che ci mandarono in esclusiva per noi, che è la numero 9, quando ebbero l'annuncio della loro partecipazione a Sanremo. Un po' di merito ce l'abbiamo pure noi, perché diciamo i cugini con loro battibecco con i Maneskin, insomma, sono diventati leggenda. Vai. E ovviamente Amadeus al TG1, stiamo parlando della lista dei cantanti VIP che è very big di Sanremo, e abbiamo in esclusiva la reazione dei cugini di campagna. Perché effettivamente nessuno di loro sapeva che sarebbe stato nominato, e quindi lo hanno saputo in diretta e ci hanno mandato Ivano, che peraltro l'11 di febbraio, se finale di Sanremo, compirà gli anni, ci ha mandato questa clip. Immagino. Leo Gassman, i cugini di campagna. Sanremo! Sanremo, ti amo. Ieri il green carpet, stiamo creando hype, come si dice, attesa per l'arrivo dei cugini di campagna, nonché c'è anche un piccolo hype per il quiz di Cannoletta che va... Dove vai a farlo oggi? Oggi torno a Suzuki Stage, ma oggi andrò tra la gente. Suzuki Stage? No, non c'è... Dov'è Romina adesso? Sta in giro? Va bene, io sono preoccupata però. Oggi Serena testerò la conoscenza della musica degli anni 80. Va bene? E invece c'è, scusatemi, Selenia davanti all'Ariston, no? Che succede lì? Serena, qui è quasi tutto pronto davanti al teatro, perché manca pochissimo, pochissime ore, c'è grande attesa e grande emozione. E ciao. Siccome lo dicevi prima, Sanremo è di tutti, e ti faccio vedere quanta gente aspetta, quanta gente, venite con me. Ecco, tutta questa gente arriva da tutta Italia e aspetta, cantanti, super ospiti, ma siccome tutti cantano Sanremo, hanno pensato ad un omaggio proprio per te. Andiamo? 7, 8...
Serena, oh, Serena, oh. Ma io vi amo, ma io vi amo. Bravi. Se la ne sentiamo dopo, peraltro. A dopo. Allora, hai notizie da darmi? No, ma stiamo aspettando i collazio perché vogliono tornare a trovarci, visto che stasera si esibiscono, quindi insomma c'è grande emozione e vogliono raccontarcela. Che abbiamo capito che colla vuol dire colletta. Esatto. La signora Coriandoli lo sapeva, no? Collazio vuol dire colletta. Veramente, da Bruxelles le parrucchiere non mi hanno aggiornato. Ma scusate, ma c'è Esther con i bigodini in testa? Esther? Sì. Sara. Non è microfono, datemi un microfono, datemi un microfono. Esther, perché hai i bigodini in testa? Perché arrivo da Bruxelles per curare Emma. Ecco. Vedi che c'è sempre, non mi fai mai finire, mai, mai mi fai finire. Che facciamo? Ho questo difetto. Allora, quando... Dopo mi devi aiutare. Quando hai bisogno vieni da me. Grazie, Esther. Ma funziona il microfono, scusa, va bene.